Oggi a Nostri TV parleremo dei nuovi protocolli sanitari in vista delle riaperture del 18, di una iniziativa di due psicologi a Musile di Piave e sarà nostra ospite Eleonora Lorenzon. Questo e molto altro a Nostri TV. Buonasera e benvenuti al telegiornale di Nostri TV. Sono stati pubblicati i protocolli INAIL che prevedono le misure che le attività commerciali dovrebbero adottare per poter riaprire in sicurezza il 18 maggio. La Regione Veneto, però, su pressione delle categorie economiche, sta chiedendo a gran voce di poter semplificare i protocolli, ritenuti eccessivamente complessi e restrittivi, ora che la fase più critica della pandemia sembra alle spalle. Ascoltiamo i dettagli nel prossimo servizio. 4 metri quadrati per i clienti dei ristoranti, 5 metri di distanza tra le file di ombrelloni e 4 metri e mezzo tra un ombrellone e quello del vicino. Prenotazione obbligatoria per i posti spiaggia, vietati beach volley ed attività ludiche sull'arenile, 2 metri di distanza tra le postazioni dei parrucchieri e si entra uno alla volta negli esercizi commerciali di dimensioni inferiori a 40 metri quadrati. Sono queste alcune delle linee guida inserite nei dossier predisposti da INAIL e dall'Istituto Superiore di Sanità, che sono stati resi noti nella giornata di ieri. Le linee guida per la riapertura delle attività commerciali hanno però scontentato le associazioni di categoria, che in Veneto stanno facendo pressioni affinché la Regione possa semplificare i protocolli. Il governatore Luca Zaia, in effetti, sembra già aver preso questa strada, avendo annunciato che la Regione ha predisposto un proprio dossier con misure meno rigide per le attività economiche. Andando nel dettaglio dei protocolli governativi, comunque, si apprende che d'ora in avanti, per barbieri ed estetisti, ci sarà l'obbligo della visiera trasparente e che sarà vietato leggere una rivista in attesa del proprio turno. Anche per le spiagge libere sembra essere suggerita la prenotazione, ma non è ben chiaro a quale ente si dovrebbe rivolgere chi non vuole usufruire di uno stabilimento balneare organizzato. Nei ristoranti si dovrà utilizzare la mascherina per pagare in cassa o andare in bagno, mentre si suggerisce l'introduzione di menù monouso. Rimangono invece ancora chiusi palestre, centri sportivi e piscine, per i quali il ministro Vincenzo Spadafora ha ipotizzato la riapertura a partire dal 25 maggio. Nasce a Musile di Piave un nuovo servizio psicologico di supporto ai cittadini che hanno maggiormente bisogno di aiuto e ascolto. In questi giorni, infatti, due professionisti del territorio hanno dato la loro disponibilità a fornire consulenze a quella parte della cittadinanza che maggiormente sta risentendo degli effetti dell'emergenza sanitaria. Si tratta della dottoressa Carmen Rita Murciano e del dottor Marco Bovo, psicologi e psicoterapeuti, che in maniera del tutto gratuita presteranno il loro servizio ai residenti di Musile, da remoto e in orari giornalieri prestabiliti. Ringraziamo di cuore questi due professionisti, spiega il sindaco Silvia Susanna, per la loro disponibilità nei confronti della città di Musile di Piave. I servizi sociali in queste settimane hanno ricevuto segnalazioni relative a situazioni di difficoltà emotive, relazionali e psicologiche, sintomi di come questo nuovo servizio sia essenziale e di assoluta utilità. I recapiti e le modalità per entrare in contatto con i professionisti verranno inseriti a breve nel sito internet comunale. Per la creazione di una nuova collana di volumi denominata Non Turismo, la casa editrice Ediciclo Editore di Portogruaro è partita da questa domanda: cosa differenzia un turista da un viaggiatore? Il viaggiatore domanda, osserva, segue le deviazioni che la sua sensibilità gli suggerisce durante il cammino. Nata con la finalità di promuovere una nuova idea di turismo dedicata ai luoghi cosiddetti marginali d'Italia, le periferie delle città lontane dagli itinerari del turismo consolidato, i paesi dimenticati in cerca di una nuova identità, la guida è redatta attraverso un processo partecipato che coinvolge i cittadini in una redazione di comunità guidata da artisti e creativi in residenza. Il primo volume, dedicato al quartiere cagliaritano Sant'Elia, sarà in libreria dal 28 maggio. Anche quest'anno tra le spiagge di Jesolo svetterà la bandiera blu. Il riconoscimento della Foundation for Environmental Education è stato conferito questa mattina alla località per il 17° anno consecutivo e diventa un importante segnale per la città che si prepara ad affrontare la stagione estiva alle porte dopo l'emergenza coronavirus. Come accaduto dal 2004 ad oggi, Jesolo ha dimostrato di possedere i 32 stringenti criteri previsti dalla Fondazione, che guardano non solo alla qualità delle acque,
acque di balneazione, confermata dall'Agenzia per la Protezione Ambientale del Veneto, ma anche i servizi erogati ai turisti, dalla raccolta dei rifiuti e la depurazione dell'acqua alla promozione della mobilità sostenibile e della fruibilità e tutela dell'ambiente, passando per i servizi di salvataggio e l'utilizzo della spiaggia da parte di persone con disabilità. La città metropolitana sta ultimando in queste ore le lavorazioni per l'apertura del ponte di Negrelli a Caorle, che ha portato alla chiusura del manufatto dal 4 maggio scorso lungo la strada provinciale 59. Il ponte, come da cronoprogramma, è stato sollevato e riposizionato per consentire il risanamento delle selle Gerber e completare la superficie esterna della struttura con impermeabilizzazione dell'impalcato, la realizzazione degli scarichi per la raccolta dell'acqua piovana e delle solette di transizione. Domani si procederà con l'asfaltatura. In corso d'opera sono stati anche sostituiti gli appoggi. La riapertura del ponte è prevista per sabato mattina 16 maggio. È nostra ospite oggi a NOS TV Eleonora Lorenzon, titolare della palestra Arena 5 Fitness a Portogruaro e di Energym a Meduna di Livenza. Benvenuta Eleonora e grazie di aver accettato la nostra intervista. Grazie, grazie a te. Benvenuta. Ecco Eleonora, io ti chiederei, dato che magari molti nostri telespettatori non conoscono entrambe le realtà, di raccontarci un po' tutti quelli che sono i servizi che voi offrite all'interno delle vostre strutture. Allora, appunto sono titolare di questi due centri. Il primo è nato nel 2001, quindi a Meduna siamo nati nel 2001 e nel 2006 poi abbiamo aperto a Portogruaro. I centri sono simili per qualità dei servizi, poi gli spazi sono diversi e anche i soci sono decisamente diversi. In entrambi ci sono la classica palestra con la sala attrezzi, la zona maestra, quindi sauna, bagno turco e idromassaggio, e 2/3 sale corsi. A Meduna sono 2 e a Portogruaro sono 3. A Meduna abbiamo anche la sala Kinesis, che è un attrezzo super mega della Technogym. A Portogruaro c'è una sala in più. Quindi la classica palestra, però decisamente ben attrezzata. Insomma. Perfetto. Ecco, mi raccontavi l'altro giorno che è da qualche anno che avete dato vita ad un vero e proprio progetto che si chiama Muoversi Liberamente. Esatto. È da un paio d'anni, dopo 10-15 anni di sola attività appunto all'interno della palestra, abbiamo comunque visto che un po' la gente lo chiedeva, cioè la palestra è proprio in questo momento è brutto da dire, però un luogo di aggregazione, si conosce, però ci si stimola anche di cose positive, quindi non bastava più la sola attività fisica all'interno. Abbiamo cercato appunto di espanderci, tra virgolette, anche in tutte quelle piccole attività, non è niente di troppo difficile o di troppo complicato, che possono essere fatte anche all'esterno. E quindi è da un paio d'anni che abbiamo strutturato questo progetto cercando ogni mese di creare degli eventi all'esterno dei centri, che potevano essere la ciaspolata, che è l'ultima cosa che abbiamo fatto prima della chiusura. Esatto. E abbiamo fatto 2 giorni a 3.000 metri a ciaspolare tutti insieme. Corse in bici, corse a piedi, vabbè, le classiche cene, poi per carità quelle non devono mancare perché fanno parte dell'aggregazione. Era in programma, per dire, anche una pesca in laguna, le varie maratone che possono essere dei nostri corsi di inizio stagione o di fine stagione. Abbiamo fatto tanto era in programma e speriamo di fare ancora tanto, insomma. Ecco. Speriamo appunto in futuro di poter tornare a fare queste attività di aggregazione all'esterno, che diventano poi delle vere e proprie esperienze di condivisione. Esatto. Però nel prossimo futuro, dato che immagino ci sarà la riapertura, come state cercando di integrare questo progetto? Allora, il progetto si fonda sul benessere che il movimento dà. Quindi anche se non si potrà, magari per, non so, per qualche mese, un anno, non si sa, non si potrà più fare questi eventi di aggregazione, l'importante è che ci sia il movimento per noi. Ripeto, che sia all'interno di una palestra o anche all'esterno, il senso del progetto è trasmettere alle persone che muoversi è fondamentale, che muoversi fa bene,
che un cittadino che comunque si muove costa meno a tutta la collettività. Quindi, secondo noi, vale tanto, insomma. Quindi non si andrà a scolare in 50, non importa, l'importante però è continuare a muoversi perché la salute è prima di tutto. E poi, appunto, proprio per questo l'importante è comunque muoversi. So che avete in questo periodo di lockdown seguito quelle che sono le persone che frequentano la vostra palestra anche da casa, quindi proponendo degli esercizi che potevano essere fatti dal divano, mi raccontavi, con le bottiglie d'acqua, quindi proprio con ciò che tutti noi abbiamo a casa. Esatto, nel momento proprio di chiusura abbiamo attraverso il canale YouTube che già avevamo, però usavamo un pochino, ogni giorno davamo due video allenamenti al giorno, la mattina e la sera, sono tuttora per chi volesse Ecco, disponibili. ricordiamolo, ricordiamolo. Proprio per ricordare alla gente che assolutamente non si doveva fermare. E sinceramente l'abbiamo fatto gratuitamente perché, ripeto, crediamo tantissimo e fortemente in questo progetto e il feedback è stato buono, insomma, comunque la gente l'abbiamo sentita soddisfatta, non è la stessa cosa di un corso in palestra. Però comunque stare uniti in qualche modo, no? Aggregazione, pur dietro uno schermo, Perfetto, aggregazione, sì. Eleonora, io ti ringrazio moltissimo, grazie per questa intervista, in bocca al lupo e speriamo di poter tornare presto a fare aggregazione in maniera più serena. Grazie, ciao. Ciao. Questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordiamo che NOS TV è disponibile su YouTube, Facebook, Instagram e su il 13 TV, premendo il tasto 13 o 605 del vostro telecomando. Vi ricordiamo inoltre che è disponibile il nostro canale Telegram per rimanere sempre aggiornati sulle nostre notizie. Vi ringraziamo per averci seguiti. Arrivederci.